Quest'anno la neve ha mancato l'appuntamento con il concorso ippico internazionale di Cortina. Gli oltre 100 cavalieri giunti nella cittadina dolomitica per partecipare alle gare di salto a ostacoli sulla neve hanno dovuto accontentarsi di neve austriaca portata a Cortina con i camion. A differenza delle precedenti edizioni, quest'anno il concorso non si è tenuto allo Stadio del Ghiaccio, ma in un campo appositamente allestito ai piedi del trampolino di salto. La nuova sistemazione ha creato qualche problema logistico. Ma nonostante le scuderie fossero a più di un chilometro di distanza dal campo gara, quasi nessuno dei concorrenti si è lamentato. A Cortina c'era poca neve, ma in compenso, per tutto il concorso, un freddo intenso ha imperversato su cavalli, cavalieri e groom. Per proteggere i cavalli dal freddo, si è fatto ricorso a innumerevoli strati di coperte. Mentre per scaldare gli animi, se non i corpi, l'unica risorsa era quella di fare appello al fuoco agonistico. In 4 giorni sono state disputate 12 gare, delle quali 4 nazionali e 8 internazionali. Vi proponiamo in queste immagini alcuni salti dei cavalieri impegnati nelle categorie nazionali. Nelle competizioni internazionali, i nostri portacolori hanno dimostrato di non apprezzare granché questo genere di concorso, anche se di parere diverso sembra essere Mauro Checcoli, presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, al quale abbiamo chiesto cosa rappresenta Cortina per l'equitazione italiana. Rappresenta una splendida cartolina, una cartolina che questo comitato organizzatore offre a noi, federazione, e a tutti gli utenti del cavallo, gli ammiratori del cavallo, ma che può essere, che vuole essere, anche lo stimolo per tanti altri albergatori, proprietari di impianti e operatori delle località turistiche italiane, ce ne sono moltissime, per volere fare un qualche cosa di analogo a Cortina, visto che Cortina è riuscito a avere, per la prima volta no, ma quest'anno meglio degli altri anni, tanti sponsor così qualificati e tanto tempo televisivo. Anche grazie all'assenza di molti cavalieri italiani, gli stranieri hanno potuto fare man bassa di coppe e medaglie. Infatti, tutte le 8 categorie internazionali sono state vinte da stranieri, mentre i nostri compatrioti, pur giocando in casa, si sono visti relegati in coda alle classifiche. Unica eccezione, Arnaldo Bologni, che qui vediamo impegnato nel percorso del Gran Premio, nel quale si è classificato terzo. Bologni, che ha 28 anni, ha montato L'Or de Rocher, un sel français baio di 12 anni. Nato a Reggio Emilia, Bologni aveva ottenuto il 5º posto nella precedente edizione del Gran Premio di Cortina. È stato lo svizzero Thomas Fuchs in sella a Bolero VII a vincere il Gran Premio, dopo un barrage con il belga Eric Vauter. Fuchs, che stiamo vedendo nel barrage, ha vinto con il tempo di 33,69 e naturalmente 0 penalità. Il 2º posto del Gran Premio è stato appannaggio di Eric Vauter su Malaisan Bordeaux Prince, che stiamo vedendo nel barrage finale.
Voltaire, forse tradito dall'ansia di ottenere un tempo migliore di quello di Fuchs, è incorso in alcuni errori e in una fermata nella gabbia che gli è costata 3 punti di penalità. Al vincitore del Gran Premio di Cortina abbiamo chiesto di descriverci le difficoltà che i cavalli incontrano nelle gare sulla neve. Per partecipare e per vincere a concorsi di questo tipo, i cavalli devono essere in buone condizioni fisiche e avere una certa esperienza per riequilibrarsi durante il percorso. La difficoltà maggiore è dovuta al fatto che spesso, a causa del terreno imperfetto, i cavalli scivolano. Altrettanto spesso, durante il salto, il cavaliere è costretto a spostare il peso di lato, cosa che aumenta le difficoltà per i cavalli. Tra le gare di Cortina si è svolto anche il premio Cavallo Magazine, che è stato vinto dal francese Hervé Francard in sella Liberté III, che vediamo nelle immagini. Il 38enne Francard ha anche stabilito il record personale di vincite, assicurandosi ben 5 categorie. Un record che resterà negli annali del concorso di Cortina e che difficilmente potrà essere eguagliato. Sul dilagare delle vittorie straniere abbiamo sentito il parere di Roberto Arioldi, campione italiano di salto ostacoli nel 1987, che a Cortina ha ottenuto il 10° posto nel Gran Premio, in sella all'Oropiana Lagan Bridge, un irlandese di 11 anni. All'estero ci sono più competizioni sulla neve, da noi purtroppo è solamente 4 anni, 5 anni forse che gareggiamo qui a Cortina ed è solo Cortina. All'estero invece ci sono diverse tappe, non so, può essere Kösen, può essere St. Moritz per la Svizzera e altri concorsi, e loro sono più abituati a gareggiare su questo tipo di terreno. Tra le competizioni, quella che ha suscitato il maggior interesse è stata la Coppa Volvo. Si trattava di una gara a difficoltà progressive, dove a ogni ostacolo veniva attribuito un punteggio. In finale di percorso, i concorrenti potevano decidere se passare o no il jolly, un ostacolo di 1,70 m che dava diritto a 12 di punti supplementari. Nelle immagini che stanno scorrendo, vediamo il percorso del vincitore, lo svizzero Markus Mendli su Goethe. Mentre al campo di gara, posto ai piedi del trampolino olimpico, le competizioni si susseguivano l'una all'altra, Cortina, disertata dagli sciatori, festeggiava a modo suo l'eccezionale evento ippico. Le vetrine dei negozi esponevano eleganti articoli per l'equitazione e una ronda di poliziotti a cavallo aveva sostituito le tradizionali pantere. Non sono mancate inoltre le evoluzioni della fanfara del reggimento dei carabinieri a cavallo, che con le sue allegre note ha accompagnato la manifestazione equestre.